my heartbeat, my silent drum. That is kicking me till I'm numb. I wanna feel the love that James Brown did when he got standing ovations on his gig. I wanna feel free like a bird in the sky when he opened his wings to fly on by to the... La Veronica in cattura di una brunetta. L'altro filo, so, perché c'ha questa dote particolare della cattura dei fili, è una skill di alto livello. Ma la vuoi? Vai, ci rivediamo ragazzi a Materassino per la Brem di Veronica. Ed eccola, Veronica le prese con la sua Brem. Oppela. Eccola qua, la nostra pizza. Tac. Dopo le fotine di rito per la nostra piccola Brem, piccola grande Brem, ci andiamo a dare la libertà. Vedi Guadino? Sì, sì. Vai. Vero? Eccola lì. È un po' stanchina. Sì, sì, ma se ne va. Vai, e se ne arriva. Direi che è arrivato il momento di entrare, come dice Roxella, in pastura. Valentina, andiamo che si mangia. Intanto te. Oh, è sempre il primo in tutto lui qui, oh! Anche a mangiare! Via. Ragazzi, che dire, una piacevolissima giornata in quel del Lago Taus. Adesso si mangia e poi andiamo per la seconda parte di questa giornata. Ciao. Lorenzo ancora in cattura. Com'è Lori? Carina. No, perché prima hai fatto com'è Lorenzo? No, piccola, 15, 30 grammi. Guarda come ride, guarda. Guarda che faccia da furbo. Intanto Nicola ritorna. Lorenzo, vai una birretta? Eccola qua. L'arrivo della bellissima Specchi di Lorenzo. Abbiamo presa, adesso la portiamo su Materassino e la slamiamo. Non si smentisce ancora, il pezzo è sempre il suo, anche oggi mi sembra, è appunto, sì sì, sempre così, vedi? Come l'hai presa questa Lori? Method, pelle di innesco? Mais. Mais, bene. E bravo il nostro Lorenzo. Adesso rilasciamo questa bella Specchi prima che fa nero Lorenzo. Prego. No, no, ma non si preoccupi, pure della mia postazione, tanto ormai oggi sono abituato, non c'è problema. Non ti rispondo perché c'è il microfono. Eccola qua, libera. Nicola, vogliamo prendere qualcosa oggi? Io ho una carpettola, l'ho presa. Una tartaruga pure. Infatti oggi l'ospite è chi prende la tartaruga e io. Che bugiardo, è un bugiardo. Finalmente le catture si susseguono, ancora Lorenzo. Una bella carpettola. Ramur? Carpone. E noi invece.
invece si va sulle salpine un po' più giovani, un po' più piccole. Lorenzo c'ha la taglia là. Vai, niente ragazzi, l'avviciniamo e ci rivediamo. Ecco Veronica che ha preso un altro banano e si fa trainare per tutto il lago senza nessun tipo di problema. Nicola porta la sua carpettola regina bellina, tranquilla. Faccio quelle da porzione. Tu fai il tuo lavoro, è lei che è esagerata. Insieme a quell'uomo laggiù, lo vedete che se ne va? Lo vedete? Tanto. Allora, aspettiamo che Veronica la porti verso riva, ci vediamo dopo. E per la liberare la carpettina di Nicola. Ecco Nicola con la sua bella carpettina regina. Volante. Sì, sì. E poi è energica ancora, poi ti ha dato da fare. Portalo da lontano. Eccola qui. Tutto. Guarda quanto è bello. Dai, la lasciamo che mi pare che ha voglia di nuotare. Belle pinne, bella pulita. Vediamo su. Perfetto. Andiamo. Mi raccomando, sempre nella mia zona di pesca. Ok, quasi. Com'è Veronica questo treno? Viaggia. Ma cos'è, un intercity, un regionale? Frecciarone. Supponevo. Intanto qui sotto abbiamo il nostro gobbo che anziché tenere i sottotitoli tiene il nostro bel guadino. Sì, piega. Paminodini? Ecco la nostra carbona. Un'altra bella regina. Guarda che bella regina! La Veronica ha preso una ciabatta, come si dice. A me io per dire no, perché. Sì, sì. Per prendere un attimo la parola, ringraziando questi ragazzi. Aspetta, uno e due. Direi che tra le altre cose mi avete già anche rotto tre quarti di minchia. Facciamo delle carte. Aspetta, anche la mia tre quarti di minchia, ovviamente, sottolineerei. Operazioni chirurgiche. Vai. In quel lì del lago di Taos. Intanto Francesco ha preso la sua brema. È anche bella quella brema, poi Franci. Bello, guadino dentro guadino, mi piace. Questa è la ciabatta di Veronica, una bellissima regina. E poi canta la fine, devo tirare io. Fottina per Instagram. Ok, vai ragazzi. Liberiamo questa bella regina. Questa, guardate che bella brema. Esatto, è difficile anche trovare ultimamente. E
là là, no. Guarda, mi arrabbio comunque, vai tranquillo. Ecco, guarda come, come si uccide una persona. Eccola! Allora, io aspetta un po' un attimo, download questo per Veronica, giralo un po'. Oh Veronica, allora, ma manco ce la fai. Guarda, siamo alle telecamere, ancora avanti e indietro e gli altri pigliano pesci. Mi sono rotto i bip, eh? No. I tre quarti di minchia sono arrivati, sì, ma qua quasi, quattro quinti. Quattro, appunto. C'è Lorenzo che di nuovo in cattura. Io lo odio, si arrangia adesso. Ragazzi, ciao! Attenzione! C'è l'amo! C'è l'amo! Attenzione! C'è l'amo! Sai che c'è? L'amo! Un po' va tutto nell'acqua, tanto per scambiare. Eccolo qua. Eccolo. E se ne arriva. Andiamo, se ne è andato, andiamo a vedere cosa c'è di là. Nicola, ma te che hai usato qui sul film? Non è che sei. Io c'ho il mic. Cosa sarà? Un masturatore. C'è un masturatore volante non identificato. Si gira e vaga. Ma andiamo un po' più là che vaga noi a, a Lorenzo. Ah sì, aspetta che ha un po'. Variamo nella mia, c'è la statua perché anche altre. Allora, oh, c'è. Eccola lì. Insomma, direi che un pezzettino le fa. Sì, dai. Non ci proviamo mai a battere. Quando mai?
Dagli un po' di filo, te a pesci no, eh? No, 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 da car fishing, ma... No, non è da car fishing, quello è da Chinese fishing. American strike. Io guarda, telefonino per fare la fotina per Instagram, ragazzi. Poi ci rivediamo tutti. È stata sudata, dai. Non ci credo. Ce la siamo un po' troppo chiamata, però, eh. Dai, sarà per la prossima. Vuol dire che sono entrati. Guarda, che bella, che si mostra tutta in nuda. Vai, ragazzi. Fotina. E pronti per la libertà? Mi devi una calcola, sai? No, lo tengo più da un po'. Vai. Tanto ormai oggi tutto qui. Continua. Eccolo. E ce ne va. Bene, via Tom, si riparte? Alla grande. Beh ragazzi, col vento che non ci aiuta sicuramente, oggi è stato un tour piuttosto ventoso per ora. Facciamo vedere la montatura. La montatura che stiamo utilizzando praticamente tutti, molto semplice. In questo caso non ho fatto una trillatura, ma potevamo fare una trillatura, un semplicissimo method feeder. In questo caso da 30 grammi, perché quello da 15 l'ho perso. Il nostro pellet, che ora è già tutto il giorno che fa inchiato, ha perso un po' di consistenza, ma va benissimo. Il nostro pellet, uno sgancio rapido, un finale corto intorno ai 15-20 cm, si l'ha perso la Veronica, lo sappiamo tutti ormai, che è lì dietro la telecamera che ghigna. Il nostro rig multi-innesco, in questo caso ho innescato sul gommino una Dumbles al pineapple, ma va benissimo il mais, che oggi ha reso, diciamo, più di tutti. E poi andiamo a comporre la nostra insegna, che si presenta così per i nostri amici pesci. Ci vediamo dopo per vedere l'altra montatura, continuiamo con le catture e vedremo poi la montatura per il carp fishing e la montatura che abbiamo utilizzato sulla canna un po' più tardi. Ciao ragazzi! Ci riprova! Feeder o inglese? Feeder! Perché il feeder spacca! Sempre lì! Allora, intanto ragazzi, facciamo vedere la montatura. Piombo, metodo della Fox. Una berlina protegge il nostro sgancio rapido, il nostro finale con line liner e un gruppetto, faccio vedere meglio, scusate, di chicchi di mais. Montatura molto semplice, caricata a pastura, la cattura delle carte e della ruota. Adesso torniamo però da qui. Senti come fischia il trecciato, senti. Scuola di pensiero trecciato. Eh già, era anche ora. Io poi dobbiamo entrare qualcosa. Sì, dai. No, dopo ste 10 breme. Posso avere l'onore? Vedi, anche... Lorenzo è molto ottimista. C'ho già quasi in mano, vero? In realtà è ignorante di quello che sembra, eh? Tira strano. Non so se l'ho presa forse addosso.